E ciao a tutti ragazzi e benvenuti, benvenuti carissimi videotubisti, sono sempre io, Mujahideen, l'ultimo dei talebani napoletani. Ragazzi carissimi, siamo all'aperto, non siamo più nella nostra base, sono le 23.36 del quarto giorno e stiamo andando a esplorare praticamente questa parte di mappa che... Siamo abbastanza distanti da casa, quindi ci siamo fermati perché sono le... Oltre alle 22, gli zombie, come sapete, aumentano tutti i loro sensi, corrono, sentono i nostri passi, il nostro battito cardiaco, l'ho fatto, quindi mi sono rintanato così per terra aspettando che sorga l'alba. Ci vediamo tra un pochino, ragazzi, state qui con me perché me la sto proprio facendo addosso. Ragazzi, sento... Oh, porca puttana, credo che ci hanno trovato, figli di... Tana ci hanno trovato. Oh cazzo, via, corriamo. C'è una zanzara. Oh cazzo, corrono come dei pazzi. Non so, una zanzara deve avergli indicato, porca troia, dove cazzo eravamo. Ci siamo alzati adesso, ragazzi, abbiamo tutti alle costole. Sono l'1.34 e porca puttana, corriamo. Corriamo come pazzi, ragazzi. Speriamo che... magari... Speriamo che non ci vedano. No, ci hanno ribeccato. Dobbiamo correre, ragazzi. Luna. Sono quasi le 2 di notte. Cazzo, no, lontani dalle case perché c'è ancora più gente. Porca miseria. Porca merda. Merda, quanti ne stanno correndo dietro di noi, ragazzi. La vedo brutta, ragazzi. C'ho i brividi. Cioè i brividi veramente. Porca troia. Lasciami perdere. Un vero peccato, ragazzi. Voglio sopravvivere ma non so come fare. Se solo riuscissimo a... Vediamo un po' se riusciamo a fregarli. Passando dietro quella collina forse ce la facciamo, eh. Ci siamo nascosti, che tattica incredibile, dietro quella collina. E forse ce la facciamo. Dobbiamo andare piano, piano. Cavolo, ci manca ancora un'ora, ragazzi. Devo fermarmi e prendere fiato perché sennò non riesco a correre. Allora, ok, siamo ancora più lontani, ragazzi. Dovevamo andare verso sud e poi invece stiamo scappando come dei pederasti. Va bene, speriamo, ragazzi, ci manca veramente un altro pochino. Spero che la registrazione venga perché è tutto buio e ci stiamo veramente cagando addosso, ragazzi. Veramente cagando addosso. Ci vediamo fra un pochino. Ragazzi, sono ancora io, sono ancora qua. È il quinto giorno, sono le 3.21. Manca veramente poco prima che sorga l'albo, cioè l'albo, che sorga l'alba. Ci stavano seguendo, mi sono nascosto quasi su questo dirupo per evitare di essere preso perché correvano come dei forsennati, dei pazzi infuriati. E quindi gunpowder e scrap metal, ok. Ragazzi, comunque sopravvivere all'aperto è una cosa incredibile. È difficilissimo, ragazzi. Mi sto muovendo con molta cautela. Fra 20 minuti dovremo iniziare a poterci muovere senza problema, alzandoci finalmente. Poi vediamo un attimino la mappa. Stiamo tornando indietro. Ok. Ci siamo quasi, ragazzi. Ci siamo quasi. Un po' di pazienza. Ok, le luci del sole sono... Oh, sono le 4 del mattino, ragazzi. E abbiamo passato una nottata di merda. Ma vi dico di merda, veramente di merda. Oh, ok, adesso mi sento un po' meglio. Però dobbiamo cercare di
non sprecare tempo e ragionare. Passarla all'aperto un altro giorno così significa morire sicuramente. Siamo stati molto molto fortunati, quindi dobbiamo proprio stare attenti, ragazzi. Dobbiamo trovare un rifugio, una casa. Non si può stare all'aperto. Assolutamente non si può. Allora, vediamo un attimino. Io volevo vedere questo. Oddio, un ciccione. Andiamo via. Volevo rompere quel masso. Ma cos'è sto casino? Che succede? Ancora, già. Proprio mi stanno seguendo dall'alba di ieri. Cioè, vogliono proprio me. Cioè, proprio. Del caffè di. Guarda, ancora qua sta stronza. Vattene. Non vedi che c'ho da fare, brutta testa di cazzo? No, allora, combatterli è una stronzata, vi ricordate? Dobbiamo attirarli. Dell'acqua. Io avevo dei barattoli, se non sbaglio. Li ho trovati? Sì. Ok. Ok, vediamo un attimo se riusciamo a riempire dell'acqua. Speriamo sia pulita. No, sempre acqua sporca, ragazzi. Porca miseria. Vabbè. Allora, andiamo di qua. Vediamo un pochino se riusciamo a trovare qualcosa di buono. Dei painkiller. Ok. Ok. Andiamo via di qua. Non c'è niente che ci possa interessare. Ma sempre deserto, ragazzi. Ma questa mappa è stata generata solo deserto. Non può essere. Cioè, per la miseria. Non troviamo niente. Niente di niente. Tranne che deserto. Non è possibile. Oh, guardate, ragazzi, il sole. Che cosa meravigliosa. Il quinto giorno sono le 5:21 e siamo sopravvissuti. Non so come, ve lo giuro. Non so come, ma siamo sopravvissuti. Allora, di questo gioco mi piacciono gli effetti di luce, raga. O perché è una cosa psicologica, nel senso che finalmente quando vedi la luce dici cavolo, ce l'ho fatta, sono ancora vivo. Quindi. Ma quanti ce ne sono? Ma pure nel deserto. E questo cos'è? Uno steccato? Che cos'è questa roba? Cos'è? Minchia, un cimitero, va. Fanculo, veramente. Se spacco una tomba. Cioè, non è che esce fuori lo stone che ci servirebbe? Cazzo, un picoglione. Guarda quanti. Dove andiamo qui? No, 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 andiamo via. Porca miseria. Ce ne sono migliaia, non so dove andare. In un posto così grande e non riusciamo proprio a fare un bel niente. Allora. Lì sembra che ci siano forse delle case. Allora, dove stiamo andando? Proseguiamo ancora. Ma è pienissimo, ragazzi. Cioè, veramente mostruoso. Lì che cos'è? Una specie di tenda, forse. Abbiamo molta. Una corsa incredibile. La stiamo sfruttando. Ok. Sembrano delle tende, ragazzi. Un accampamento. Un microvillaggio, non so. Dei pezzi di legno. Qui che cosa c'è? Oh, guarda che c'è di nascosto. Vediamo un po'. Niente. Bene. Proprio. Una macchina. Ok. Oh mamma, una piccozza fatta come si deve, ragazzi. Abbiamo trovato. Io direi veramente fantastico. Un signore morto, poverino. Se lo sono mangiato a questo. Vediamo un po'. Oh, acqua pura. Acqua pura, acqua bella. Delle patate. Merda. Sono arrivati. Dovevo perlustrare anche quella tenda, ma non so. Allora, ci conviene attirarli. Usiamo l'astuzia, non moriamo come l'altra volta. Allora, facciamoli venire di qua, ok? Poi facciamo uno scatto. E dobbiamo essere furbi. Mamma quanti, guardate quante ne stanno arrivando. Ok, venite, venite pure. Venite da questa parte. Venite di qua, venite di qua. Ok, anche se è un po' pericoloso fare queste manovre. Ok, 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 sono tanti. Via. Ok, ce la dovrei fare adesso, speriamo. Vediamo se riesco a entrare. Guardate lì da dove cazzo è uscito quello.
merda. Oh cazzo. Mamma, che ho preso, ragazzi? Non so che cosa ho preso. Sono stato velocissimo, vero? Guardate quanti, cioè. No, non va bene così. Allora, allontaniamoci da qui, da sto posto di merda. Cioè, mamma mia, voglio tornare a casa, ragazzi. Mi sto cagando addosso. Allora, io ho già quasi tutto pieno, tra l'altro. Questo che cos'è? Ma è un fucile? Non so, boh. Shotgun. Giuro, non so cosa sia. Possibile, è un fucile, ma io penso sia un pezzo di fucile. No, infatti non ci puoi sparare. Mamma, quanta roba bella, ragazzi. Ma che cazzo voglio? Mi lasciate in pace, se no non riesco neanche a vedere le cose. Devi stare in continuo movimento qua. Abbiamo trovato un sacco di cose belle, ragazzi. Un sacco di cose belle, ma non credo che riusciremo a tornare vivi a casa, vi dico la verità, per gustarci. Il character, a me da ragazzo è più figo questo, no? Voglio metterci questo. Più bello, guarda lì con l'ombelico da fuori, che è figata. Ok, questo te lo lascio pure lì, non lo voglio. Benissimo. Ok. Mamma mia, sempre deserto, sempre deserto. Io direi, allora, iniziamo ad andare verso su, ok, di qua. Volevo fare di tutto per uscire da sto deserto, ma niente, ragazzi. Sono le 8 del mattino. Abbiamo trovato un botto di roba. Un botto di roba. Non so quanta roba ci possa tornare utile. Anche questa mazza rinforzata sicuramente è molto meglio del coltellino qui, eh. Questo che cos'è? Parte per un fucile a pompa, va bene. Sembra quella che ho in mano. È una specie di mazza chiodata. Oh, era in stati, avete visto? Si è svegliato appena sono arrivato vicino. Incredibile questo gioco qua. Allora, vediamo un po' se stiamo proseguendo dritto. Sì. Andiamo dritti. Ok, qua c'è altra roba. Ok. Vediamo un po' se abbiamo delle cose da imparare. Caffè. Della carta. Io non me ne faccio niente della carta, non me ne faccio niente. Cavolo, mamma mia, ragazzi. Questo ciccione di merda. Ancora, sempre e solo questo. Cos'è? Un tronco di albero vuoto. Ma dico io, porca miseria, ragazzi. Un coniglio. Allora, numero 6. Questo non so cosa sia, però meglio delle uova, credo, no? Dov'è il mio coniglio? Aia, che ci ho fatto? Sono salito su. Ho pestato qualche spina, sono saltato dalla paura. Quei cactus, quei mini cactus ho pestato. Ehi, qui ci sono alberi. Molto bene, finalmente un po' di alberi. Credo stia cambiando il bioma, spero. Cavolo, ma me ne devo andare di qui perché no. Però con gli alberi mi servono, mi servono un bel po'. Perché non posso pensare di passare un'altra nottata fuori così. Morirei sicuramente. Ehi, è lì? Una città forse, ragazzi? No! Dai, ragazzi, abbiamo trovato una città. Fantastico, qui ci possiamo barricare. Possiamo provare a resistere, anche se sarà super pieno. Mi raccomando, ragazzi, non mancate alla prossima puntata, che abbiamo trovato una bella cittadina da lootare, da goderci. Fantastico, ragazzi, fantastico. Ciao, ciao, ragazzi, mi raccomando, siate qui alla prossima puntata. Yuhu! Finalmente una bella notizia.